Le litanie del Sacro Cuore, amici, su cui abbiamo iniziato mercoledì a riflettere, sono 33 invocazioni, 33 come gli anni della vita terrena di nostro Signore, nelle quali risuonano preghiere intense e bellissime, ricche di dottrina cristiana che illumina anche il nostro cammino. Iniziano orientando il nostro sguardo e il nostro cuore sui due misteri principali della nostra fede: unità e trinità di Dio, l'amore infinito delle tre persone divine, e l'incarnazione del Verbo eterno, il farsi uomo del Figlio unigenito del Padre. Cor Jesu fili patris eterni, cuore di Gesù Figlio dell'Eterno Padre. Cor Jesu in sinu virginis matris a Spiritu Santo formatum, cuore di Gesù formato dallo Spirito Santo nel seno della Vergine Madre. Cor Jesu Verbo Dei substantialiter unitum, cuore di Gesù sostanzialmente unito alla persona del Verbo di Dio. Contempliamo attraverso queste prime invocazioni l'amore infinito, che è l'essenza di Dio nella Santissima Trinità. L'amore infinito che si dona a noi nella persona di Gesù, Dio vero e vero uomo. Il cuore di Dio, possiamo dire, si spalanca a fare posto nell'abisso dell'amore eterno anche a noi creature, chiamate a diventare partecipi della vita divina. Da quel momento credere in Dio è entrare nella comunione trinitaria per vivere la vita nuova dei figli di Dio diventati tali per grazia. La preghiera della Chiesa a questo punto ci conduce attraverso le litanie alla contemplazione di Gesù Cristo, in cui questo ineffabile avvenimento si è compiuto. Cuore di Gesù di maestà infinita, cuore di Gesù tempio santo di Dio, tabernacolo del Dio Altissimo, cuore di Gesù casa di Dio e porta del cielo. Fratelli e sorelle, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.